Siamo con Alessandro Giachetti, che saluto innanzitutto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, responsabile Polo Fise, l'Italia campione d'Europa, l'Italia ha conquistato appunto domenica 19 settembre il titolo di campione d'Europa di Polo a Sotogrande in Spagna. Insomma, gli azzurri che avevano cominciato l'edizione del 2029, del 2021 da campione in carica, grazie alla medaglia d'oro conquistata proprio in casa nel 2018, hanno tenuto ben saldo il titolo, battendo in finale l'Austria per 6-5. Oggi a Milano però ci sarà il via dell'Europeo femminile, quindi volevamo un po' parlare di questo momento comunque importante. Eh sì, diciamo che siamo volati dalla Spagna direttamente a Milano, da un successo a un'organizzazione complessa per ospitare qui le quattro squadre femminili che disputeranno il campionato europeo femminile qui alla Mimosa Polo Club, alle porte di Milano. Avremo Italia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda, il top del polo femminile europeo. E oggi si inizia con la prima partita, le tre entrando in campo proprio l'Italia contro la temutissima Germania, che è la squadra che ci ha sconfitto in finale nel 2018 a Villa Sesta. Il polo femminile è il terzo, questa è la terza edizione del campionato europeo. La prima si disputò nel 2017 a Chantilly in Francia, l'Italia vinse l'oro, quindi campioni d'Europa nella prima edizione. Poi nel 2018 a Villa Sesta ad Arezzo andammo appunto in finale contro la Germania che ci batté di stretta misura. Oggi incontriamo i nostri mostri sacri della Germania e vediamo che cosa succederà. Ma è anche un po' come nel calcio, nel senso che la Germania è molto competitiva. Cioè, a che livello siamo noi, anche per fare un po' un paragone con uno sport che a livello nazionale diciamo, possiamo in qualche modo prendere come riferimento, come il calcio, a livello globale noi a che punto siamo nelle gerarchie? A livello mondiale abbiamo ottenuto una volta nel 2011 una medaglia di bronzo ai mondiali, quindi tanto di cappello per la nostra nazionale. Diciamo che a livello europeo siamo ovviamente tra i primi, abbiamo già vinto due campionati europei, a livello mondiale ci dobbiamo incontrare poi con mostri sacri veramente come Argentina e come Brasile, quindi l'Inghilterra. Quindi diciamo che siamo sempre in un buon ranking, a buon punto nel ranking, ma diciamo la nostra molto più in Europa che non nel mondiale. Ok, è un movimento il nostro che sta crescendo comunque, immagino. Assolutamente sì, sta crescendo anche l'interesse dei giovanissimi. Abbiamo, il Dipartimento Polo ha avviato un programma già da 2 anni rivolto ai bambini sui pony, Polo Pony. Ha avuto un grande successo, stiamo andando in espansione in tante regioni in Italia dove il polo non era mai stato presente. Abbiamo più di 300 bambini che hanno iniziato a giocare a Polo Pony, nelle Leponia avevamo 5 squadre ed è destinato ad aumentare. Eh sì, anche questo è un aspetto particolare. Diciamo che è uno sport complicato da imparare. Cioè, qual è la cosa più difficile, per esempio, del polo? Fermo restando, sto semplificando tantissimo, perché immagino che sia tutta una questione di equilibrio a cavallo, eccetera. Però, insomma, un giovane che si avvicina al polo, quale caratteristiche deve avere, quantomeno? Addirittura facciamo scuola direttamente a persone che non hanno mai montato a cavallo. Alcuni istruttori lo preferiscono perché il tipo di monta gliela impostano fin dall'inizio. È chiaro che uno che non ha mai montato a cavallo e deve iniziare ci mette qualche mese in più prima di essere un po' più sicuro in sella. Per chi già sa montare è molto rapido, nel senso che nel giro di 3 mesi già può cominciare a fare delle piccole partite, può cominciare a battere la palla, quindi ha una rapidità nell'apprendimento. Sembra è molto più difficile di quello che in effetti poi non è. Certo, giocarlo a dei livelli alti poi ci vogliono anni, però si può iniziare rapidamente. Poi adesso abbiamo messo in campo questa nuova, per l'Italia, nuova specialità che è l'Arena Polo, quindi si gioca su campi più piccoli, si gioca con un cavallo solo, quindi i costi sono abbattuti, anche lì è molto più semplice accedere, insomma. È chiaro.
Va bene, abbiamo anticipato poco fa appunto del campionato europeo femminile. Vogliamo aggiungere qualcosa sulla formazione? Chi sono sì. i nostri alfieri? Cosa ci aspettiamo? Certo. Quali sono le aspettative, insomma? Allora, agli ordini del capitano Costanza Marchiorello abbiamo Ginevra Visconti, e sia Costanza che Ginevra avevano già partecipato, avevano già quindi vinto medaglia d'oro ed argento nelle due edizioni precedenti. New entry è Alice Coria, che tra l'altro è anche di casa, la Mimosa, perché è il suo circolo di adozione. E poi abbiamo Camilla Rossi. Camilla Rossi è un'italiana che vive in Argentina e che è andata a rinforzare le fila della nostra squadra, anche perché questo europeo vale anche come playoff, come qualificazione della zona Europa per i mondiali che si terranno per la prima volta nella storia, i mondiali femminili in Argentina il prossimo anno. Quindi le prime due squadre che si qualificheranno in questo europeo avranno accesso anche ai mondiali in Argentina a Buenos Aires nel 2022. L'Argentina è un po' la patria del polo, prima mi parlava del Sud America soprattutto, no? di Brasile e Argentina come colossi, da dove arriva? Proprio è argentino, no? Cioè, io ho sempre sentito molta Argentina quando si parla di polo. Sì, è diventata la capitale mondiale del polo l'Argentina, ma il polo in effetti nasce oltre 2000 anni fa in Persia, e quindi in Medio Oriente, gli inglesi lo hanno conosciuto nell'Ottocento, lo hanno regolamentato e portato poi in giro per il mondo, tra cui lo hanno portato in Argentina. E in Argentina, per questioni di morfologia del territorio, ha preso molto piede, perché lì fare un campo da polo nella pampa è abbastanza semplice, allevare il bestiame sempre che brado nella pampa è abbastanza semplice, poi è stato individuato un cavallo adatto per il polo, che è il cavallo criocio, che deriva appunto dal cavallo che usano i gauchos della pampa per guidare il bestiame, e quello è diventato il cavallo di polo, e da lì il polo in Argentina si è sviluppato a macchia d'olio. E ora sono i primi al mondo. Sì, sì, poi penso, lei si ricordi, ne avevamo parlato anche in passato facendo dei riferimenti, però volevo cogliere l'occasione anche per ricordarlo di nuovo, c'è anche una tendenza che sto vedendo negli ultimi tempi che riguardano i cavalli per il polo. Molto spesso vengono utilizzati anche i puro sangue, no? Che sono particolarmente agili, bassi, comunque che hanno una particolare conformazione, giusto? Sì, oramai il cavallo criogio è insanguato, è mischiato ed è comunque, adesso ormai usano anche il puro sangue, quindi ormai c'è una tendenza, la maggior parte dei cavalli, soprattutto ad alti livelli, sono puro sangue. Ah, ecco, perché hanno più velocità per questo motivo? Cioè per la velocità? Sì, perché è proprio lo scatto che hanno, che è importantissimo. Ok, ho capito. Va bene, Alessandro, penso che ci siamo detti un po' tutti, allora speriamo bene, speriamo di risentirci raccontando altre belle storie come questa, insomma. Grazie. E a presto. A presto.